Già a Palermo questa mattina ha fatto tappa ad Alcamo nel pomeriggio Maurizio Landini, il segretario generale della CGIL nazionale. E prima di ascoltare il suo intervento in un partecipatissimo incontro svoltosi al Castello dei Conti di Modica nel centro storico alcamese, ascoltiamo la segretaria provinciale della CGIL. Liria Canzoneri, segretaria provinciale della CGIL, già un incontro a Palermo oggi e adesso nel pomeriggio tappa ad Alcamo per la provincia di Trapani. La scelta di Alcamo per quale motivo? Certo, è chiaro che Alcamo è un centro importante, un comune importante, ma è l'unico comune scelto per quanto riguarda la provincia di Trapani, per questa visita del segretario generale Landini? Allora, malgrado questa sia un'iniziativa a carattere provinciale, abbiamo scelto Alcamo perché Alcamo dà origine alla provincia di Trapani, ma Alcamo ha una storia molto importante per quanto riguarda le rivendicazioni sindacali e le lotte sindacali che si sono svolte in questo territorio e che hanno consentito l'affermazione di diritti da parte dei lavoratori e delle lavoratrici. Alcamo è un centro medio, un centro importante per il territorio, ma anche a livello organizzativo per quanto riguarda la CGIL, perché contiene in sé, diciamo, tutti gli elementi di criticità che sono contenuti nella piattaforma, a partire dal problema del lavoro, soprattutto il problema che riguarda i giovani che continuano ad andare via dal nostro territorio lasciando uno spopolamento che sta caratterizzando soprattutto le zone interne, Alcamo che ha moltissime potenzialità ma che non vengono utilizzate in termini imprenditoriali e quindi non si determina quello sviluppo che invece può garantire il benessere ai cittadini e all'intera provincia. Abbiamo qualche dato statistico indicativo. Oggi, ad esempio, a Palermo sono emersi dati per quanto riguarda tutta la Sicilia di questa fuga dei giovani proprio dall'isola. Per quanto riguarda la provincia di Trapani, abbiamo qualche statistica più recente che ci aiuta a comprendere meglio questo grave fenomeno di fuga dei giovani, appunto. Abbiamo sì dei dati sicuri, che sono quelli della CGIL di Mestre, che ha pubblicato un report. Da questo report risulta che soltanto nel decennio 2013-2023 abbiamo avuto una fuga di giovani nella fascia di età che va tra i 15 e i 34 anni, pari a 12.000 unità. Capite bene che questo è un problema molto serio per il territorio, perché il futuro di questa provincia, che si dovrebbe concentrare proprio sulla presenza di giovani che rappresentano non soltanto il futuro in senso generale, ma rappresentano anche il futuro del territorio in termini di lavorativi, in termini di servizi diciamo fruibili, in termini di professionalità, non vengono meno. Peraltro abbiamo un processo di spopolamento del territorio che riguarda soprattutto le aree interne. Moltissimi piccoli centri non hanno più presenza di giovani e questo è un tema che sicuramente deve essere al centro della politica. Quali sono i comuni, almeno che voi possiate dirci, che appunto hanno subito questo spopolamento, questa fuga, appunto? Intanto la fuga, diciamo, che è un fenomeno che coinvolge tutti i comuni, grandi e piccoli, in modo particolare, come dicevo prima, le aree interne. Se parliamo per esempio di paesi come Vita, come Salaparuta, Gibellina, quindi tutta la Valle del Belice, ma non soltanto, anche comuni più piccoli, ma comunque con una media di popolazione, diciamo, più o meno discreta rispetto a quelli che citavo prima, comunque c'è questo processo di spopolamento e ad altro canto, collateralmente, un processo di invecchiamento continuo della popolazione. Ecco, in questo senso il comune di Alcamo, ad esempio, appunto proprio perché ci troviamo qui, in che posizione si pone in una classifica che riguarda appunto questo fenomeno? Allora, Alcamo diciamo che rientra nella media di tutti gli altri centri medi, perché Alcamo diciamo che ha molto investito sui giovani, intendo Alcamo le famiglie, nel senso che hanno investito sulla formazione dei propri figli per creare una prospettiva futura di lavoro che sia non più precario, ma sia invece un lavoro stabile e crei anche una qualità di vita migliore. Il tema è come invece riusciamo ad essere attrattivi nel territorio rispetto alla capacità
capacità di garantire un futuro ai giovani attraverso il lavoro. Ed Alcamo rientra perfettamente, diciamo, nella media delle città che sono presenti in provincia di Trapani. Abbiamo un tasso di disoccupazione molto elevato, il 24%, abbiamo un tasso di occupazione femminile molto basso, il 30%, ed Alcamo non è esente. Quindi se non riusciamo ad investire in questa direzione è chiaro che non invertiremo mai questo percorso. Stavo proprio per domandarle che alla luce del grande investimento che c'è stato negli ultimi decenni per quanto riguarda la formazione professionale, con ingenti investimenti a livello regionale e non solo, adesso ci si trova proprio con una carenza, proprio con una insufficienza di qualifiche, no? Di specializzazioni proprio per quanto riguarda i lavori manuali, artigianali, importanti imprese, ditte che cercano giovani che siano specializzati in lavori manuali, ma che hanno gravissime difficoltà a trovare manodopera. Ecco, un commento anche su questo fattore. Allora, io credo che il fenomeno sia riconducibile al fatto che spesso le persone o comunque le famiglie hanno pensato che dare un futuro ai propri figli significava farli studiare e quindi dargli una professionalità medio-alta in modo da garantire quel cosiddetto posto sicuro che qui è molto spesso latente. Il non investimento in altre professioni sicuramente è stato un errore, ma devo dire che anche dal punto di vista politico non c'è stata molta attenzione, perché non basta finanziare i corsi di formazione, bisogna poi capire qual è il reale incontro in termini di offerta e di richiesta nel mercato del lavoro ed essere pronti ad affrontare anche le nuove sfide che il mercato del lavoro ha e quindi creare quelle professionalità che sono rispondenti rispetto alle richieste. Io non credo che non ci siano professionalità adeguate, sicuramente si può fare molto da questo punto di vista attraverso non solo la formazione professionale, ma anche attraverso la formazione universitaria. Il punto è quanto la politica guarda con attenzione le risorse del territorio, perché se noi formiamo soltanto alcune tipologie di professionalità che qui comunque tra virgolette non hanno la possibilità di essere spese sul mercato del lavoro, non abbiamo concluso niente. Quindi in questa direzione bisogna guardare con molta attenzione. Come CGIL abbiamo deciso e stiamo facendo in questo mese di settembre, ma anche nel mese di ottobre, noi la chiamiamo così in gergo sindacale, una campagna straordinaria di consultazione. Vuol dire andare a parlare con le persone nei luoghi di lavoro, sul territorio, non solo per dire quello che la CGIL pensa giusto fare, ma anche per ascoltare, per capire i problemi, perché partiamo da una valutazione. E cioè che c'è il rischio anche di una crisi della nostra democrazia. E soprattutto, rendo esplicito questo concetto, rendendo evidente un punto. Quando in un paese come questa è l'Italia, a votare ci va una minoranza dei cittadini, questo significa che si sta rompendo un rapporto di fiducia tra le persone e chi dovrebbe governare e rappresentare questo paese. E questo per noi è un punto delicato, perché naturalmente questa crisi di rappresentanza, che oggi coinvolge in particolare le forze politiche, a essere onesti dobbiamo fare i conti che riguarda anche le organizzazioni sindacali. E io vedo il rischio che, come uno può pensare che a votare non serve più nulla e quindi non ci va perché non si sente rappresentato, è un attimo pensare che allo stesso tempo non serve nulla organizzarsi collettivamente, non serve a nulla organizzarsi nel sindacato, non serve a nulla neanche mobilitarsi o superare. E questa cosa, se ci pensate, fa il paio con chi pensa che bisogna cambiare la nostra Costituzione perché la democrazia non funziona e allora serve il la donna, l'uomo forte, l'elezione diretta, cioè servono tutte quelle cose che in realtà non affrontano le ragioni per cui si è determinata questa rottura di fiducia. E io penso che la rottura di fiducia si è determinata perché in questi ultimi anni, non è solo una questione dell'ultimo governo, mi permetto di dire negli ultimi 15 o 20 anni, se uno fa un bilancio, la condizione di vita e di lavoro delle persone è peggiorata.
Si fa fatica a arrivare alla fine del mese, si lavora e si è poveri, i giovani se ne stanno andando dal nostro paese, è aumentata i rischi sulla salute, sulla sicurezza, e quindi e questo tema io credo sia il punto da cui dobbiamo ripartire. Quindi noi pensiamo come organizzazione sindacale che è il momento di discutere, di ricostruire un rapporto con le persone, di ridare, di praticarla la democrazia e allo stesso tempo di batterci per provare a cambiare questa situazione, sia con un'azione sindacale che sia adeguata, e dirò alcune cose, quindi cosa chiediamo noi e cosa facciamo noi nella contrattazione aziendale, nei contratti nazionali, eccetera, ma siccome io penso che una parte dei problemi è legata anche alla legislazione che in questi anni è stata fatta, e le leggi le fa il Parlamento e in molti casi anche contro il parere delle organizzazioni sindacali, è evidente che c'è un problema anche di cambiare delle leggi sbagliate e di cambiare una politica economica e sociale che rimetta al centro il lavoro e i bisogni sostanzialmente delle persone. E per questo c'è bisogno anche di mobilitarci. Le cose non te le regala nessuno, e quindi non solo abbiamo pensato utile di organizzare la manifestazione del 7 di ottobre insieme a un mondo vastissimo di associazioni, di reti di cittadinanza. Noi ringrazio i sindaci, perché noi stiamo chiedendo, siccome in ballo c'è anche l'autonomia differenziata, stiamo chiedendo anche ai sindaci se sono d'accordo con le nostre posizioni di esserci, di manifestare e di dire al governo che sull'autonomia differenziata deve cambiare idea. Ma lo stesso tempo pensiamo che questa nostra mobilitazione debba anche non escludere nessun strumento. La manifestazione di sabato a Roma, se non ci ascoltano perché il governo deve fare la legge di bilancio a ottobre e deve prendere dei provvedimenti, se non ci ascolta anche con le mobilitazioni e con lo sciopero, anche fino allo sciopero generale se necessario, e allo stesso tempo anche pensando che per cambiare delle leggi sbagliate, penso a quelle sulla precarietà, penso a quelle sugli appalti, alti e via di questo passo, se necessario, e il governo e il Parlamento non cambiano le leggi, porci anche il problema di raccogliere firme per fare referendum per abrogare leggi sbagliate e per presentare noi disegni di legge che vadano nella direzione giusta. Ma tutto questo ha bisogno di un punto. Cioè ha bisogno che si ricostruisca un rapporto dentro il mondo del lavoro. Io vi faccio un esempio. Noi prima di venire qui eravamo a Palermo e abbiamo fatto una cosa secondo me importante, anche nuova se vuoi. Abbiamo aperto la CGIL insieme a delle associazioni, all'ARCI e ad altri soggetti, a Palermo è stata aperta la prima casa dei rider. Può apparire una cosa banale, però è la prima volta che a questi giovani che vengono sfruttati, che non hanno diritti, che le organizzazioni sindacali, le associazioni offrono una cosa molto banale. Questi quando lavorano hanno bisogno che se forano di poter, non, altrimenti perdono la giornata, se gli si scarica una batteria, se piove, di avere anche dei luoghi e delle sedi in cui si possono incontrare, si possono fermare, si possono riposare, possono ricaricare le loro cose, non sentirsi da soli. E da un certo punto di vista il fatto che il sindacato e le associazioni si pongono questo tema vuol dire anche costruire un rapporto con queste nuove generazioni che altrimenti fanno un lavoro senza diritti e si trovano da sole a dover affrontare quella situazione. Per noi il sindacato, le istituzioni, le associazioni, se vuoi rimettere al centro il lavoro, devi ripartire da questa condizione, devi cioè aiutare quelli che stanno peggio, e da un certo punto di vista questa secondo me è la missione fondamentale del sindacato. Il sindacato non l'ha ordinato il medico, il sindacato esiste se le persone che lavorano decidono non individualmente ma collettivamente di affrontare la propria situazione. La parola sindacato significa insieme con giustizia, e in questi anni una delle difficoltà, uno può dire anche degli errori, dei ritardi, discutiamo anche del cambiamento del sindacato, è stato proprio questo cambiamento. Se voi ci pensate, andate in qualsiasi luogo di lavoro, qui parlate di luoghi di lavoro diversi, benissimo, andate nei luoghi dove lavorate voi, ma andate in un ospedale, andate in un centro commerciale, se ci pensate cosa è successo in questi anni con la legislazione che è stata fatta, che le persone che lavorano assieme, pur facendo lo stesso lavoro, non hanno gli stessi diritti e non hanno le stesse tutele, e ognuno è messo in competizione con qualcun altro, e c'è l'appalto e il sottappalto e il finto appalto e il subappalto e la finta cooperativa e il lavoro precario e la partita IVA.
e sei di fronte al fatto che quelli che controllano e che gestiscono questo processo fanno i soldi sul lavoro di tutti e tutti sono divisi tra di loro perché hanno paura di quello di fianco che eventualmente per un euro in meno può andare a lavorare. Ora, siccome le persone che lavorano hanno bisogno di lavorare, è evidente che la perdita del lavoro, la paura della perdita del lavoro viene vissuta in modo drammatico. E da un certo punto di vista allora non bisogna lasciare da solo le persone. E io penso che la funzione del sindacato, oggi della CGIL, debba proprio essere questa. In questo c'è anche un cambiamento della CGIL, sì, secondo me c'è anche un nostro cambiamento. Dobbiamo capire anche noi come dobbiamo cambiare le cose che eventualmente non abbiamo capito e come siamo in grado di allargare questa rappresentanza, anche cambiando la nostra organizzazione, facendo diventare le nostre sedi come le case dei rider, le case in cui tutte le persone che per vivere hanno bisogno di lavorare sanno che lì c'è un luogo in cui possono avere una risposta e che insieme la possono affrontare. Non c'è nulla di nuovo, eh? Le camere del lavoro 100 anni fa nascono per questa ragione. Se ci pensate, c'erano i braccianti, c'erano tante forme di lavoro diverse senza diritti, allora la gente non sapeva né leggere né scrivere e le camere del lavoro erano il luogo che faceva questa cosa. Oggi, consentitemi questa battuta, oggi tutti un po' scrivere e leggere lo sappiamo, ma ci fregano più di prima, non so se è chiaro come concetto. E quindi da un certo punto di vista abbiamo ancora più bisogno di prima, di essere assieme, di usare la nostra forza e di non affrontare ognuno per sé la situazione che abbiamo di fronte. E il fatto che assieme a noi il 7 non sia solo la CGIL una manifestazione sindacale. Quando abbiamo organizzato questa manifestazione erano più di 100 associazioni. Oggi, perché ci sono state adesioni, eccetera, mi dicono che siamo già più di 200-250 associazioni, le più diverse, anche sul territorio. Allora io penso che noi questo lavoro lo dobbiamo continuare anche dopo il 7. Una delle cose da fare, non è sufficiente manifestare a Roma una volta. È necessario che quella manifestazione, e naturalmente è importante che sia grande, che ci sia tanta gente che parli al paese, che dia un messaggio di volontà di cambiamento, ma c'è bisogno che quell'energia, quella forza, noi la facciamo vivere in tutto il paese, in ogni territorio, e che i problemi del lavoro, della precarietà, ma anche i problemi della sanità pubblica, i problemi della casa, i problemi dell'istruzione, i problemi della tutela del territorio diventino battaglie generali che però in ogni territorio le mette in campo. E da un certo punto di vista ricostruisci quell'unità sociale del mondo del lavoro che in questi anni oggi è stata messa in discussione ed è cambiata. Io credo che è questo l'investimento più importante che dobbiamo fare. Quando diciamo la via maestra è l'applicazione della Costituzione, è perché primo questo governo sta dicendo che vuole fare cose che cambiano la Costituzione e noi non siamo d'accordo, ma perché pensiamo che i principi e i valori della Costituzione vanno applicati. Se voi ci pensate, la nostra dice che la Costituzione ci dice che noi siamo una Repubblica democratica fondata sul lavoro. Oggi è così? Oggi siamo fondati sul lavoro o siamo fondati sulla precarietà nel lavoro e sullo sfruttamento nel lavoro? Quando, come diceva la delegata, si è poveri lavorando, vuol dire che c'è qualcosa che non funziona, non so se è chiaro. Perché la nostra Costituzione, l'articolo 36, dice che la retribuzione deve essere sufficiente per permettere alle persone di poter vivere dignitosamente. Poter vivere dignitosamente vuol dire che non sono povero, che attraverso il mio stipendio e la mia retribuzione sono in grado di mantenere la mia famiglia, non di diventare ricco, ma di vivere con dignità. Oggi questa cosa non avviene perché abbiamo salari bassi, perché c'è una precarietà alta, perché c'è un livello di evasione alto e perché sono state fatte delle leggi che hanno favorito un'idea di crescita del nostro paese fondata non sulla qualità del lavoro, non sugli investimenti, non sull'innovazione, ma appunto sulla competizione. La logica degli appalti non è quella che fai gli appalti, poi c'è il massimo ribasso e vince quello che è in grado di subappaltare o di fare il massimo ribasso. Guardate quello che sta succedendo. Questo governo, e lo dico in questo caso esplicitamente per parlare di questo governo, ha modificato il codice degli appalti per arrivare a un punto. Noi eravamo riusciti ad ottenere col governo Draghi un accordo importante, non solo la CGIL, CGIL e CISL e UIL, che diceva che quando c'è un appalto pubblico, chi vince l'appalto pubblico ha l'obbligo di far lavorare i lavoratori con i contratti e che se decide di subappaltare, i lavoratori del subappalto debbono avere gli stessi diritti della ditta che aveva vinto l'appalto.
Adesso hanno con il nuovo governo hanno modificato il codice degli appalti e hanno reintrodotto, si chiama così, il subappalto a cascata, che tradotto in italiano è: io vinco l'appalto, faccio lavorare lei, ma se io l'ho vinto prendendo 10, a lei gli do 9, poi lei può far lavorare lui, a quel punto lo fa lavorare 8, poi lui se gli gira fa lavorare lui a 7, non so se è chiaro. Quindi il primo che ha vinto l'appalto prende 10, nel frattempo sulla scala ognuno ci guadagna qualcosa, alla fine della scala il lavoratore è quello che ci rimette, che non prende un cavolo perché viene sfruttato. E guardate quello che sta succedendo: la manutenzione delle ferrovie, quei lavoratori che sono morti erano in una ditta di subappalto, non so se è chiaro come concetto, non era quella che aveva vinto l'appalto. E le condizioni che venivano determinate avevano altre caratteristiche, e la logica dell'appalto e del... E se tu per legge addirittura dici che è valido fare il subappalto a cascata, stai mettendo a rischio la pelle dei lavoratori. Questa è la sostanza, non so se è chiaro come concetto, c'è un elemento proprio di fondo. Allora io penso che oggi sia venuto il momento di dire che non ci stiamo più a questa logica e che vogliamo provare a cambiarla. E alla domanda che tutti e tre, da quello che ho capito, avete posto: sì, abbiamo dei salari bassi. Oggi nel nostro paese abbiamo salari generalmente bassi e quindi c'è un problema di aumentare i salari di tutti i lavoratori, di tutte le lavoratrici, e mi permetto di dire di rivalutare anche realmente tutte le pensioni, perché stanno facendo cassa anche sulle pensioni non rivalutandole tutte, no? E aumentare i salari tanto più in una situazione di inflazione come quella che stiamo vivendo. Uno ci può girare come vuole, l'inflazione reale dicono il 6%, ma se vai al carrello della spesa non è mica quello lì, eh. A me è capitato una cosa che dà l'idea della situazione in cui siamo: sono andato a fare spesa, quello davanti a me, quando arrivo alla cassa, c'era un carrello davanti a me con un signore ed un bambino. A un certo punto il signore dice alla cassa: guardi, quando arriva 80 euro quello che rimane lo lasci nel carrello. Vi è chiaro a che punto siamo arrivati? Era una persona distinta, eh? Non era un barbone, non era una persona come me, normale, vestita, che era a far spesa. E guarda caso nel carrello dopo il bambino piangeva perché gli era rimasto i succhi di frutto, altre cose che non poteva prendersi. Ora, questo è quello che sta succedendo, questa è la vita reale, non so se è chiaro come concetto. E io penso che quando succedono queste cose vuol dire che c'è degli elementi di ingiustizia, perché non è che siamo in una crisi che non ce n'è per nessuno, siamo di fronte al fatto che questa crisi, dalla pandemia alla guerra e tutto il resto, ha determinato che chi lavora è più povero di prima, ma c'è un arricchimento in mano pochi che non ha precedenti, perché questo è quello che ha aumentato i profitti, gli extra profitti e via di questo passo, perché le bollette della luce che sono aumentate, perché il gas, perché l'acqua, perché le speculazioni che sui prezzi sono stati fatti, perché non si è intervenuto e non c'è un governo dei prezzi e delle speculazioni che si è determinato, e tutto questo a danno naturalmente di chi questa economia la tiene in piedi, perché poi le tasse in questo paese le pagano i lavoratori dipendenti e i pensionati. Il 95% dell'IRPE viene dai lavoratori dipendenti e dai pensionati, che pagano le tasse anche per quelli che le evadono e che non le pagano, perché noi siamo anche il paese che ha 100 miliardi di evasione fiscale, siamo il paese dove sono stati fatti i condoni, cioè quelli che non le pagano li vecchi, poi li condonano. E guardate che non sto parlando del bar o di tutto il resto, se tu vai a vedere, lo dice l'Agenzia delle Entrate, di evasione accertata e non riscossa, perché uno dei problemi del nostro paese è che accerti l'evasione ma poi non hai gli strumenti per farlo pagare. Quando stiamo parlando, dice l'Agenzia delle Entrate, di 1.000 miliardi di evasione fiscale accertata e non riscossa, ma mica stiamo parlando dello scontrino del caffè, eh? Il 70% di questa evasione, dice sempre l'Agenzia delle Entrate, è fatta da soggetti che individualmente hanno evaso come minimo 500.000 euro. Vi è chiaro di che cosa stiamo parlando? E perché non si fa una lotta senza quartiere a questa evasione addirittura già accertata? Stiamo parlando non di gente che non ha soldi, non di gente che ha evaso, non ha pagato il caffè o non ha pagato il bollo, non so se è chiaro di quello che stiamo parlando. E se ci pensate ad andare avanti con i condoni come stanno facendo fino adesso, il messaggio che tu mandi è: stai tranquillo, puoi non pagarlo, perché tanto prima o poi se ti le prendi con qualcosa. E sapete qual è la cosa che a me mi fa incavolare? Che questo è un messaggio che dice che noi che le tasse le paghiamo siamo dei coglioni, non so se è chiaro come concetto. E questa logica non può essere quella che passa, perché noi siamo quelli col nostro lavoro che teniamo in piedi questo paese, e da un certo punto di vista l'aumento dei salari lo fai anche cambiando il sistema fiscale, perché l'aumento lo devi fare aumentando i salari. E qui c'è una cosa che deve fare il governo, qui veniva citato: i contratti del pubblico impiego sono tutti scaduti. Stiamo parlando degli ospedali, stiamo parlando degli insegnanti. 2022-2024 il governo non ha ancora messo un euro in legge di bilancio.
e se non mette nulla nella legge di bilancio adesso vuol dire che per un altro anno tu il rinnovo del contratto non lo fai. E qui non c'è solo un problema dei lavoratori pubblici, perché siccome ci sono i lavoratori privati che sono senza contratto da anni e che stanno chiedendo di rinnovarli, se il governo parte dicendo che lui come datore di lavoro, nonostante l'inflazione che c'è, non rinnova i contratti, questo è un messaggio per dire anche alle imprese private: tranquilli, c'è la crisi, non rinnovateli neanche voi, non so se è chiaro. E a quel punto lì tu scarichi di nuovo sui lavoratori dipendenti il peso che non debbono avere. Quindi noi in questo momento stiamo dicendo che questo problema del rinnovo dei contratti è un punto fondamentale, stiamo dicendo che bisogna chiedere degli aumenti che siano in linea con l'inflazione reale che c'è, non quella finta. Poi c'è un tema, che per aumentare i salari debbo anche agire sulla riduzione delle tasse per i lavoratori dipendenti e per i pensionati. E questa è l'altra grande cosa. E non è sufficiente la riduzione del cuneo contributivo che abbiamo ottenuto con Draghi e che poi adesso è in vigore. Abbiamo bisogno di aumentare i salari e di ridurre il peso. Noi stiamo avanzando delle proposte precise. Una è quella di rivalutare il sistema delle detrazioni. Ognuno di noi, quando fa la denuncia dei redditi, può detrarre delle spese, no? Bene, noi stiamo dicendo, se c'è l'inflazione alta, quello che io debbo detrarre, bisogna introdurre un automatismo che tutti gli anni mi rivaluta le mie detrazioni, debbono aumentare in base all'inflazione reale che c'è, perché allora vuol dire che anche le mie detrazioni difendono un potere d'acquisto, altrimenti, essendo una quota fissa con un'inflazione come c'è, le mie detrazioni in realtà si abbassano. E questo in gergo si chiama restituzione del fiscal drag. Perché cosa sta succedendo? Che se non cambio il sistema fiscale, un conto è il lordo, un conto è il netto. E in alcuni casi, se il sistema fiscale lo lascio come adesso, sono di fronte al fatto che pur aumentandomi il lordo, mi aumenta la tassazione, il mio netto non cambia tanto. E quindi bisogna cambiarlo. E non bisogna fare come dice il governo, che ha fatto votare in Parlamento la legge delega, lo diceva prima la segretaria, per fare la flat tax. Diciamolo in italiano, perché sennò uno in inglese dice: ma di che cosa stanno dicendo? L'esempio è molto banale. Noi pensiamo che il sistema fiscale deve essere progressivo, cioè a scaglioni. Più uno prende, più deve pagare, e come dice la nostra Costituzione, non solo il reddito, ma la capacità contributiva. Più uno ha, più uno deve contribuire per tutti. Se anziché fare questo, il governo sta andando verso un'unica aliquota. Dice che il suo obiettivo nei 5 anni che pensa di stare al governo è arrivare a un'unica aliquota. Fateci voi i conti. Se uno dice tutti pagano il 20%, va bene, paga il 20% chi prende 20.000 euro, ma paga il 20% anche chi ne prende 80.000, 100.000, 150.000, uguale. E a voi sembra questo il sistema? Già adesso c'è una differenza, eh? Perché se oggi andiamo a vedere, io lavoratore dipendente o pensionato, sul mio reddito pago tra il 30 e il 40%. Se una persona ha lo stesso reddito mio, ma non perché ha lavorato, perché ha la pensione, ma perché ha una rendita finanziaria, ci paga il 20%. Se c'ha delle rendite immobiliari ci paga dal 10 al 20%. Se ci pensate, le imprese sui profitti che fanno ci pagano meno delle tasse che pago io sul mio stipendio. E se ci penso, chi è che fa fare i profitti? Quelli che lavorano, eh? Cioè a voi ha senso che io lavori in un'azienda, io pago il 40% di tasse, la ricchezza che produco col mio lavoro che va all'azienda, l'azienda su quella ricchezza lì ci paga meno tasse di quello che pago io sul mio lavoro, non so se è chiaro come concetto. Quindi da questo punto di vista, e perché batto sul fisco? Perché noi siamo in presenza di un fisco ingiusto, siamo in presenza, insisto, di un'evasione fiscale che non ha precedenti, e anche hanno fatto una finta anche sulla tassazione degli extra profitti delle banche. Questa è un'altra cosa che bisogna smascherare. Se vi ricordate, noi quando c'era il governo Draghi, sindacalmente abbiamo cominciato a dire tassate gli extra profitti, che non erano delle banche solo. Erano gli extra profitti delle politiche energetiche, delle case farmaceutiche, perché dentro alla crisi, cioè dentro alla guerra, dentro alla pandemia, c'è anche chi ha guadagnato un sacco di soldi, molto di più. Quelli delle energie, non è che perché ci hanno guadagnato, perché avevano comprato il gas a basso prezzo, poi l'hanno aumentato e noi l'abbiamo pagato, ma loro l'avevano pagato poco e quindi hanno aumentato un sacco di profitti. E noi avevamo chiesto di tassare tutti i profitti da redistribuire, non solo quelli delle banche. Ma sulle banche, la cosa singolare nella discussione che stanno facendo adesso, e ne parlano poco, è che quello rischia di trasformarsi non più in una tassa, ma stanno discutendo di farlo diventare un prestito, non so se vi è chiaro, un credito d'imposta come lo chiamano. E il credito d'imposta vuol dire che io adesso ti prendo dei soldi, ma poi nel tempo trovi il modo di ridarteli indietro, perché appunto è un credito e non è le tasse. No, se fanno una cosa così, al primo incontro gli chiedo che facciano così anche con noi o no.
facciamo una bella proposta e gli diciamo che allora anche le nostre tasse diventano un prestito che prima o poi me le ridà, cioè chi volete prendere in giro, non so se è chiaro come concetto. In un paese che ha bisogno, perché oggi noi siamo in una situazione di difficoltà e le diseguaglianze sono aumentate, non è che sono diminuite. E noi abbiamo bisogno di un fisco degno di questo nome, perché poi noi chiediamo che facciano le assunzioni nella pubblica amministrazione, chiediamo che facciano le assunzioni nella sanità, chiediamo che facciano gli investimenti sul territorio. Allora i soldi li devi andare a prendere dove sono. Perché se ci pensate, quello che sta succedendo è che con una riforma fiscale che non va a prendere i soldi dove sono, questo, accanto a questo tu hai una riforma fiscale del cavolo, i lavoratori dipendenti, i pensionati che continuano a essere quelli che pagano e complessivamente continuano a tagliare la spesa pubblica, per cui non solo io pago le tasse, ma debbo pagare anche se voglio fare una visita, debbo pagare perché la sanità non funziona, debbo pagare le tasse scolastiche per mandare mio figlio a scuola sempre più alte, debbo pagare, non so se è chiaro come concetto. Quindi è proprio questo modello che per noi va cambiato e che deve essere messo in discussione. E le manifestazioni che stiamo facendo vogliono mettere al centro questa caratteristica. E lo dico questo perché sta venendo avanti un altro tema. Questa cosa non la dico perché sono ad Alcamo, perché sono in Sicilia, ma è quello che purtroppo sta succedendo. Gli ultimi provvedimenti, compreso quelli che hanno preso sui fondi europei e via di questo passo, lo dico in modo molto chiaro, stanno di nuovo facendo pagare un prezzo al Mezzogiorno. Perché se ci pensate, quei soldi e i progetti presentati, il 40% di quelle risorse andavano spese nel Mezzogiorno per ridurre i divari territoriali. E ridurre i divari territoriali vuol dire fare le ferrovie, fare le strade, fare gli asili, fare le scuole, fare quei servizi sulla sanità che non ci sono. Per fare queste cose devi investire. In più abbiamo un problema, che il cambiamento climatico non è una cosa pensata da qualcuno, è un elemento di fondo che sta producendo dei danni. Io venerdì ero a Ravenna, dove c'è stata l'alluvione, quelle persone, al di là delle chiacchiere del governo che era andato là a dire daremo il 100% di rimborso a tutti, non hanno ancora visto un euro. E non hanno naturalmente fatto ancora nulla, perché nessuno sa come fare per affrontare questo tipo di situazione. E se ci pensiamo, da un certo punto di vista, il governo oggi sul piano nazionale di ripresa e resilienza ha tagliato e ha dichiarato in Europa che ci sono almeno 16 miliardi che pensano di non essere in grado di spendere proprio su determinati temi, che sono l'efficienza energetica, che sono le case della salute territoriali, che sono la cura del territorio, la prevenzione del territorio e via di questo passo. Oggi a Palermo siamo andati a fare l'assemblea dai Vigili del Fuoco. Abbiamo visto cosa è successo, no, in Sicilia? Addirittura ci sono stati dei feriti e dei morti. E badate che questo elemento, se tu ci pensi, investire sulla prevenzione è decisivo, investire sulla cura del territorio è decisivo, mettere nelle condizioni i comuni e i territori di essere in grado di avere risorse per investire e avere un piano nazionale che va in questa direzione è decisivo. Se tu vuoi far crescere il territorio e se vuoi far crescere il Mezzogiorno, devi fare quegli investimenti che in questi anni sostanzialmente non hai fatto. Non solo per fare turismo, ma per costruire anche quelle strutture di mobilità, quelle infrastrutture sociali e materiali che siano in grado di valorizzare e di far crescere sostanzialmente una competenza. Se tu questi investimenti non le fai e racconti che banalmente tutto il sud diventa zona ZES, come le chiamano in gergo, è una presa in giro, anzi io ci vedo una preoccupazione del sindacato. Perché io non vorrei che il passaggio successivo, come qualcuno mi ha già detto in qualche tavolo, in qualche incontro, che siccome la inflazione e il potere d'acquisto è meno tutelato al nord del sud, allora bisogna tornare alle gabbie salariali, bisogna tornare al fatto che i salari sono differenziati per paese e per territorio, non so se vi è chiaro. Allora, queste cose sono le cose che stanno discutendo. Allora io penso che noi abbiamo il dovere di dire quello che sta succedendo, di discutere assieme a voi come affrontare questa situazione e di mettere in campo quelle azioni e quella mobilitazione necessaria. Perché vi dico questo? Perché gli incontri che si stanno facendo, adesso ci hanno convocato venerdì prossimo sui prezzi e sulle tariffe, no? Ma tutti gli incontri che abbiamo fatto fino ad oggi sulla salute e la sicurezza, sulle pensioni, sul fisco e via di questo passo, sono incontri finti che non servono a nulla, perché questo governo ha scelto per ora di non discutere e di non trovare delle mediazioni con le organizzazioni sindacali. Volete che vi descriva come vanno questi incontri? Sono tavoli dove non c'è solo CGIL e CISL e UIL. Noi arriviamo, ci sono almeno altre 20 associazioni. Io scopro che esistono dei sindacati che non sapevo neanche che esistessero.
poi siccome siamo in 20, allora il governo dice un'ora e mezza di tempo, 3 minuti a testa per dirmi quello che pensate. 3 minuti a me, voi capite una difficoltà, però al di là di questo che ci sta, è se 3 minuti che buona parte di queste organizzazioni finte generalmente ringraziano il governo di essere stati convocati, dicono che è una gran bella proposta quella che fanno e che alla fine loro sono d'accordo. Adesso la sintetizzo, ma potrebbe essere registrato, no? Ecco, questa cosa qui però che significato ha? Vorrei che fosse chiaro questo punto. Io non sto dicendo che il governo deve essere d'accordo per forza con le organizzazioni sindacali, ma se noi rappresentiamo comunque milioni di persone, sulle pensioni, sul fisco, sulle cose che riguardano la vita materiale, e io ti ho presentato le proposte, tu devi anche discutere con me. Se decidi invece che, siccome tu hai una maggioranza in Parlamento, te ne sbatti di quello che pensano le persone anche organizzate e decidi per conto tuo, questa è la cosa meno democratica che c'è. Perché come ho detto al governo e al Presidente del Consiglio, io rappresento tutti i lavoratori, mica rappresento l'opposizione, io non sono mica l'opposizione, Io i lavoratori li rappresento tutti, a prescindere da quello che hanno votato, se hanno votato a destra, se hanno votato a sinistra, se non hanno votato. Io le lavoratrici e i lavoratori pensionati li rappresento tutti, perché se faccio degli accordi vale per tutti. E quindi io quello che voglio difendere è la condizione di quelli. E se tu ti rifiuti di confrontarti e di discutere con le organizzazioni sindacali, tu stai mettendo in discussione il principio fondamentale della Costituzione che riconosce ai cittadini non solo di andare a votare, ma anche il diritto di organizzarsi nel sindacato. Non so se è chiaro come concetto. Questo tema oggi è messo radicalmente in discussione, questo vuol dire mandare un messaggio che il sindacato non serve a nulla, che non ce n'è bisogno e che possono fare per i fatti loro, vi è chiaro come concetto? Allora io credo che a questo punto bisogna ribellarsi a questa situazione e per farlo bisogna avere delle proposte, ma bisogna anche dimostrare che loro, la maggioranza, il consenso della maggioranza di questo paese non ce l'hanno, non so se è chiaro, perché le condizioni stanno peggiorando. E abbiamo bisogno di produrre un cambiamento e per questo noi abbiamo bisogno della vostra forza, della vostra intelligenza e della vostra partecipazione alle iniziative e alle mobilitazioni.